Groove numero 1. Qui abbiamo sul quarto, sul terzo sedicesimo, quindi sulla croma, un'apertura di Charleston, è scritta così, ma è Charleston aperto. E l'apertura di Charleston praticamente viene legata fino alla nota in battere successiva, no? Quindi la legatura significa quello. Vedete che non sono scritte più piccole, però sono straparentesi sempre, sono ghost, eh? Le ghost vanno suonate un pochettino più piano, diciamo molto vicine al rullante. Allora, il groove numero 2 e il numero 3 sono un po' abbinati perché è quasi lo stesso groove, però sul 3 praticamente c'è una piccola variante sempre con le ghost, no? Quindi è un andamento in 3/4 che suona così. Levare perché mi piace molto e lo sto suonando con gli ottavi straight, diciamo senza accenti, quindi tutto dritto, questa pulsazione qua. Allora, invece il groove numero 4 è tratto, come scritto lì, da Penso Positivo, una canzone di Jovanotti di parecchi anni fa, però è un groove fighissimo che secondo me impararlo ci fa solo che bene, suonato da Pier Foschi, che è un batterista molto che io stimo molto, insomma. Il groove è così. Allora, il Charleston è scritto in semiminime, però si può suonare anche con il Charleston leggermente, diciamo, aperto, quindi con un suono un pochettino più zuccherato, ecco, se vogliamo. Allora, intanto il tempo è qui. Dunque, l'ultimo groove, ed è l'ultima cosa che abbiamo qui su questa brochure, è un groove tratto dal secondo paratitolo. Io quando faccio lezione con i ragazzi lo dico sempre, quando facciamo il secondo paratitolo dico: raga, questo studiatevelo bene, perché col secondo paratitolo si fanno delle frasi come quella che ho fatto prima io, e questo groove qua, che è molto carino. Insomma, che ti sente, mixing. Si rende la batteria e fa suonare il citofono. Perché? No. Che ti dirò? Che è rimasto... Simone, scusa. Perché c'ho il mixerino qua, sì, attaccato per i capelli. Te volevo sabotare, suonavi troppo bene. Grazie, troppo buoni, anzi. Dunque. Quindi, secondo paratitolo. Però, la particolarità è che non ci avete il rullante sempre sul 2 e sul 4, su questo groove. Ci avete il rullante sul quarto, alla fine, diciamo sul quarto sedicesimo del 2, quindi sul battere del 2 c'è una ghost, e quella è una cosa un po' particolare perché noi siamo abituati ad avere riferimento del 2 e 4, però questo invece suona così. Sentite, la ghost finale, vedete che è raddoppiata, no? Allora, quel taglietto, praticamente, quando trovate i taglietti, è un raddoppio sulla nota indicata. In questo caso praticamente è un raddoppio di un sedicesimo.
Però potete raddoppiarla la nota, potete mettere un altro accento o potete anche non raddoppiarla. Quindi giocateci un po' con questa cosa qua. Anche la cassa, vedete che praticamente o togliere qualche colpo di cassa o inserirla dove non è scritta, sempre sulla destra. Quindi termina la prima parte, diciamo, dedicata agli esercizi. Applauso. Ci sono domande. Spero di avervi dato una dose notevole di cose da fare, insomma, anche troppo. Dunque, ok, allora adesso facciamo, suono un altro pezzo e poi parliamo un po' di della UTIP. Ma quando si riattiva Fla, questo ti fa un po'. Te do un muto, dammi tu l'ok e io riparto. Vai, ok, muta. Vai.